tramite internet un ossigenatore portatile che userò espressamente per il mio giardino, ma anche per le sue caratteristiche quando trasporti pesci da vasca a vasca, da lago a lago. Adesso andiamo a aprire. A differenza degli altri ossigenatori che ho visto portatili, a parte l'estetica che mi piace parecchio, devo dire la verità, tubicino, ovviamente io prenderò più lungo. Uno è che si ricarica l'energia solare, non male, quando uno è scarico o lo lascio in giardino nel mio laghetto. Due, cosa estremamente importante quando trasporti pesci dentro ai contenitori e non c'è sole, che posso ricaricare tramite il PC. Gran bella cosa. Qua c'è la pietra, tutto quanto. Perciò adesso andiamo a provare un po' le caratteristiche tecniche. Sì. Ve le faccio vedere dopo anche in fotografia. La ricarica sono dai 4 alle 5 ore col PC. La batteria solare 6 volte a 0,3 A. Batteria capacità 3,7 volte, 4.400 mAh. Ma sì, normale, niente di eclatante. Si accende, si spegne. Ho letto. Qua ci abbiamo un po' tutta la faccenda. Adesso andiamo a vedere come funziona. Inseriamo la pietra pomice. Un po' dovrebbe essere già carico qua. Ci sono vari accorgimenti. Vi faccio vedere com'è carino. Bellamente carino. Ora, 5 secondi. Partito. E vi dirò, non male, adesso cambio la telecamera, ti dirò, non male. Questo è stato ricaricato adesso col PC, sicuramente, però fa il suo lavoro, devo dire la verità, fa il suo lavoro. Adesso devo trovare un bastone e quant'altro per questo, e ovviamente questo va solamente quando c'è il sole. Queste sono le caratteristiche tecniche, adesso dovreste vederlo qua, così potete prendere anche in esame, potete prendere in esame anche voi per il vostro trasporto pesci, i vostri acquari. Notevole ragazzi, notevole. Sì. Guardate pure che belle bollicine che fa. E direi che a breve lo piazzo nel mio acquario vasca giardino. Mi raccomando, like, campanellino per tenere sempre aggiornati sulle mie ultime novità. Ossigenatore portatile. Ciao da Full Timer Pesca.